È un Pescara da primato. Zdenek e Zeman approfitta della conferenza di fine anno per sbilanciarsi sulle reali possibilità della sua squadra, che ha stupito tutti per il gioco frizzante e per la qualità dei giovani messi in campo. È tempo di bilanci, va in archivio un 2011 spettacolare per i biancazzurri. Ciò che al Boemo proprio non va giù sono però le inchieste sul calcio scommesse. Penso che purtroppo il calcio era malato. Le scommesse sicuramente hanno influito su molti risultati dei campionati. Normale che uno si augura che si scopre tutto e che si pulisce tutto, anche se mi rendo conto che è difficile. 36 punti, tanti, ma Zeman è convinto che almeno 6-7 punti in più la squadra li avrebbe meritati. Pesano gli errori arbitrali. Io sono contento delle prestazioni della squadra, penso che in questo campionato finora ci sono state poche squadre che ci hanno messo veramente in difficoltà. Poi magari ci manca qualche cosa come punti e per errori nostri che non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che ci siamo creati e per qualche errore arbitrale che ci sta e che ci ha penalizzato. Il 2011 è l'anno del rilancio di Zeman. I successi col Pescara non sono passati inosservati, con tutti i media nazionali a fare la gara per accaparrarsi interviste. Io lo prendo come un anno positivo nel lavoro. Dopo tanti anni sono stato ricoverato una sera in una notte in ospedale, quello non sono abituato poi. Per il resto sono contento. E non possono mancare i riferimenti al mercato, il Pescara è attivissimo, eppure Zeman preferisce non sbilanciarsi, continuando a coccolarsi il gruppo che finora ha avuto a disposizione. Ma a parte che tutto è migliorabile, poi dipende dalle possibilità, occasioni e i tempi. Io non sono abituato a cambiare la squadra a gennaio, specialmente quando una squadra ha i suoi equilibri e rende. Poi il discorso che ci possono essere innesti dipende dalla possibilità di averli per cercare di migliorare. Non può mancare un occhio al campionato delle altre, con Sassuolo e Verona che contendono al suo Pescara l'Oscar di migliore squadra. Penso Sassuolo che dopo l'anno scorso avevano grosse difficoltà, sta molto bene in classifica, poi magari la partita con noi non l'ha fatto proprio come esempio di calcio, però se ha continuità di risultato vuol dire che va. Poi anche Verona che viene da Lega Pro, penso che come esordio di campionato di Serie B dopo tanti anni si sta comportando molto bene. La chiosa per il calcio più importante, Conte è un buon condottiero per la Juventus, Messi e Ronaldo i migliori al mondo. Naturalmente Messi e Ronaldo sono due giocatori che si staccano rispetto al resto. Ma per me la Juve non è mai sorpresa, la Juve ha giocato da sempre per lo scudetto, la sorpresa potevano essere anni precedenti dove non ci riuscivo. Ora una squadra con la storia, con la tradizione, con la mentalità che c'era sempre a Torino, per me è normale che gioca per qualche cosa. Conte è quello che era in campo. Trascinatore, motivatore, non si arrende mai, poi bisogna vedere se riesce a convincere tutta la squadra per seguirlo. 40 minuti di conferenza stampa, Zeman catechizza a dovere anche il drappello di giornalisti sempre al seguito e via in campo, ci sono i richiami di preparazione da fare, il Boemo sorride, i calciatori no.
Ma molti si riposano e poi riprendono, no, ecco, lì è il discorso, che quelli che lavorano secondo me devono essere più pesanti, quelli che non lavorano sono più leggere, ma bisogna vedere quanto durano. Arrivederci, buone feste.